Rosso, arancione, blu e verde, rosso, arancione, blu e verde, rosso, arancione, blu e verde, rosso, arancione, blu e verde. Ok, 9480, lo facciamo fare in 1 minuto e 30, vai, lo vai. Finiamo, 9, lo 4. Finiamo. Io sono Fereniki. E sono Stefan, che se ci chiama Roblox. E torniamo con il Room Escape. Questa volta, come primo livello, dovremmo scappare da una scuola. E penso che siamo in tema, dato che la scuola è iniziata relativamente da poco. E penso che tutti vogliano già scappare. Credo che i consolini la vorrebbero fare in questo momento. Esatto. Ma non potete. Io volevo giusto far vedere una cosa prima di iniziare, che era qua, ovvero MAT, che sarebbe matematica, ovvero Mental Abuse to Humans. Questo è vero. È giusto. Sì. È giusto, Steph. Questo cartello dice tante verità. Iniziamo. Allora, a me in realtà la matematica era una delle poche cose che mi piaceva, devo essere beato sincero. Te, fino beato alle superiori, in terza superiore ho iniziato ad odiarla, devo essere sincero, però elementari e medie già mi piaceva fare per 10 minuti soltanto. Buon salve, ma che bella scuola che abbiamo qui. Però dobbiamo fuggire. Esatto. Allora, nota la lavagna, the way out is, quindi la via d'uscita è ovviamente cancellata. Grazie mille. Non ci è molto utile, io diciamo. Invece stavo notando che questo computer è attaccato a dei fili in modo molto particolare, perché vedi, permette di proiettare qualcosa qui e magari ci serve per qualcosa. Ok, forse mi sto facendo dei film. No, bisogna mettere. Ok. Diversi colori, quindi dobbiamo trovare una combinazione. Esatto. La cercheremo dopo. Poi qui abbiamo 2 diviso 2 più 2 meno 2 per 2 uguale meno 1. Okay, ma io posso cambiarli? Oppure no? Quindi qui noto tre colori che sembrano per la password, però dove sarebbe il quarto? No, ma poi non mi sembra che siano disposti in modo giusto, perché lì ti serve una sequenza corretta. Questi sono un po' in modo sparso, quindi secondo me non sono troppo utili. Vediamo un Sette. Ok, quindi altro codice qua. Ok. Che ovviamente non abbiamo. Ok, 7 però, ricordati fare 7. Nella vita è tutto un 7. 1 più 1, ok. Ok, 2, grazie. Ok, però io ancora non ho capito che accidenti dobbiamo fare, Steph. Iniziamo a impazzire. Mi mancava questa sensazione, però guarda cosa ti ho trovato. Ok, 7, 7, 6, 3. Perfetto, quindi teoricamente the quint locker from the right. Ok, ma non è questo. Ah, c'è solo per questo? No, forse non c'è 7, solo 7, me lo sono dimenticato. Anche io. Facciamo finta di nulla. Stavamo parlando d'altro. Non penso che è ovvio che poi ce lo dimentichiamo. Scegliere l'armadietto, cioè c'è solo quello. 7, 7, 6, 3. Ma non lo so, però ha funzionato per fregarci, vediamo. Allora, sì, salve. 7, 7, 6, 3. Vai, no. No. Prova a uscire dall'aula, scusa. Ci si può uscire? Non possiamo credo fare qualcosa? Cioè, teoricamente siamo chiusi qui dentro. 7, 7, 6, 3. Vai. Non credo, Fere. Niente, sono provando. Quanti codici ci servono poi? Perché hai notato che lì c'è una sorta di magazzino. Non ti arrampicare nelle finestre che non serve a nulla. Ci sto provando, Fere, lasciami pace. Sicuramente non basterà uscire da quest'aula, ma dovremmo fare più cose. Perché lì poi parlava di quinto armadietto dalla destra, quindi dovremmo aspetta anche vedere gli armadietti. Ma cioè, ci vuole una chiave per tutto qui. Da qualcosa dovremmo pure iniziare, scusatemi. Pare, no, solo che sono già passati 3 minuti e non abbiamo trovato neanche la prima cosa. No, non abbiamo neanche capito cosa bisogna fare. Quella è la cosa grave, Steph. Non abbiamo proprio secondo idea me di cosa dobbiamo fare. Aspetta, io controllo tutto qua. Ascoltami un attimo. No, Fere, c'è un passaggio segreto. No, mi sì, 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 andiamo a Narnia, dentro Narnia. Hai notato che i libri sono sempre messi nello stesso colore? Rosso, verde, cioè non è che serve per la password? Rosso, verde, celeste, rosso, verde, celeste. Rosso, verde, celeste, rosso. Proviamo a metterlo, rosso, dai. Verde, celeste, rosso. Ok, noi ci proviamo. Rosso, verde, non celeste. Esiste il celeste, vabbè. No, mi sa che non è giusto, no, forse sono solo coincidenze. 2 diviso 2, 1. Ok, dopodiché 2 per 2 fa 4. Ok, non so bene cosa sto facendo. Cosa stai facendo? 1 più 2 fa 3, meno 4 fa meno 1, è corretta. Ok, l'abbiamo capito. Quindi cosa dovrei fare io, se cosa è corretta? Cosa dobbiamo cliccare in questi quadrati? Vedi, lo posso rendere bianco o nero? Quello l'ho compreso, però. Ah, è perché non guardiamo mai bene io e te, Steph. 8, 7, 1, 7. Sarà per questo? Teoricamente sì. Vai. Allora, vai. Quindi, guarda qua, è 8, 7, 1, 7. Vai. Non è questo. Sarà l'altro. Provalo ovunque. Qui magari? Sì, magari sì. Ok, 8, 7, 1, 7. No.
E allora sarà ovviamente qui, no? Serve una chiave. Ma se proviamo a riusare quel codice, ma al contrario. Quindi 7, 8, 7, 1. 7, 8, 7, 1. È perché Ferest, mancano 2 minuti e non abbiamo fatto ancora nulla. Cioè non siamo... abbiamo perso tutto il tempo qua. Siamo diventati scarsi, Steph. Sai che cos'è? Che adesso è mattina e siamo svegli da poco e quindi siamo scarsi. Non credo sia quello, Ferre. Secondo me sono i nostri cervelli. No, è sbagliato. Era 871, non 817, Steph. Sicuro? 7871. È sbagliato 7871? Sì, è sbagliato. Mi sto intrippando, Ferre. Ma male che ti ho notato. 7871. Vai. Ah, vai. Alleluia. Andata. Ok, questa è la combinazione dei colori senza dubbio. Ok, c'è perfetto. Qualcos'altro? Sì, 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 una chiave nello scaffale, un righello. Questa? Che cos'è? Serve a qualcosa? No, dobbiamo essere veloci, Steph, mancano solo 1 minuto e 40. Mi arrampico. Ma non ce la faremo mai. Lo so, Fere. Dovremmo resettare il livello. Allora, mettiamo i colori. La chiave l'ho trovata. Rosso, arancione, blu e verde. 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 Ok, 9480, lo facciamo fare in 1 minuto e 30, vai, lo vai. Finiamo, 9, lo 4, finiamo. Ma lo sono 9480, vai Steph, ce la facciamo in 1 minuto e 20, 9480, vai. Ok, perfetto. Shbim. Che cos'è? Un chiavi. Set. Chiavi, chiavi, chiavi. Di nuovo il set che si questa vede. Questa la possiamo aprire adesso? No, perché dice che questa cosa la blocca. Okay. Ok, perfetto. Perfetto. E come la sblocchiamo? Non lo so, non lo so, Steph. Però noi abbiamo la chiave per aprire questo. Ok, perfetto, un vai. Foglio, uno. Mm-hmm. Ok, Steph. Sì, adesso è tutto chiaro. Quindi io chiaramente vedo la nostra via d'uscita. Non mi piace la matematica. Ma hai detto che ti piaceva? Hai detto che eri felicissimo. Fino alle superiori, quando ci sono le X, non mi piace più fare. In realtà c'erano anche le medie. Però sì, esatto, inizia a farle queste cose. I più X, 45. Che mi serve? Ma eravamo così felici. Aspetta, X. Questo è l'effetto della matematica nella vita. Eravamo felici, convinti di riuscire a farcela, sì. Arrivi lì, spam, passa tutto. Diventi depresso, perdi, ti arrendi e tutta la tua vitalità finisce. Non possiamo dire queste cose, Steph. No, si possono dire però. Però mi ci rivedo bene a quando andavo a fare il compito in classe. È la convintissimo. Stessa sensazione, uguale. E poi sei lì e inizia ad andare a caso. Non so bene che senso aveva consolini, però l'abbiamo capito. Praticamente abbiamo dovuto evidenziare in nero le cose inutili e creare una sorta di mini calcolo che fa comunque meno uno. Esatto. Io non so perché, cioè era già corretto meno 1, però abbiamo ricreato una cosa che praticamente 2 diviso 2 fa 1, meno 2 fa meno 1, e quindi adesso funziona. È un po' strano, sono riuscita a farlo funzionare. E soprattutto però... a che serviva quel foglio i bla 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 45, non lo so. Magari servirà dopo. Ah, non lo so. Allora, pensavo qui diceva finito. Che era il quinto armadietto dalla destra, giusto? Dalla destra, sì, non dalla sinistra. Era right, okay. Quindi destra. Non mi ricordavo. 1, 2, 3, 4, 5. E infatti lo posso cliccare. Ti ricordi il codice? No. Sei andato a rileggerlo, Steph, ovviamente l'hai riletto. Perché vero? C'era un codice per quello? Certo, nel banco, non ti ricordi? Ah. E secondo te come abbiamo scoperto che era il quinto che armadietto? Che piacevole ricordo, Fere. Eh sì, 7763. 7763, Fere, ricordi? Tanto tempo fa. Allora, quindi era questo, 7763. Ok, che ci dà? Un'altra chiave. Davvero? Dimmi che la chiave per uscire, ma che ne perché sai, basta. Se è un'altra chiave, c'è buio. Questo. Apriamo questo. E ce ne andiamo finalmente. Addio scuola. Comunque ciao, è stato talmente difficile che vale la pena restare a scuola, guarda, perché se ti devono far fare tutte queste cose strane per scappare, beh, è meglio giusto. Restare. E dopo che scappiamo da scuola, ovviamente, cosa puoi fare? Mica vai a prenderti un gelato. No, andiamo a rapinare una banca, mi sembra giusto, Steph, no? Bello, assolutamente sì. Già che hai fatto un crimine, fai anche il secondo, no? Guarda cosa ti ho trovato. Un 3. Un 3. Un 3. E ce lo prendiamo. Mamma mia. Perché dobbiamo leggere tutte queste cose? Allora, non si ricorda la combinazione. Sa che l'ha scritta in un foglio di carta, giusto? Sì. Però... Allora, però sembra strappato, quindi in pratica lo troveremo in pezzettini. Sì, il 3 sì. È uno dei pezzettini, diciamo, penso sia esatto, il primo. Esattamente. Di nuovo i bottoni. Questo credo che sia il codice. Non mi piacciono i bottoni. No, ok. C'è scritto non toccare, so. Tu la prima. Aspetta. Ma è pericoloso questo posto. Sì, è molto pericoloso, quindi non ti ci buttare a pesce. Aspetta che io nel dubbio qualche banconatina me la prendo. Non le che... puoi prendere, no? Mi servono, mi fanno lo comodo. Lo puoi fare. Allora, abbiamo un martello. Non esatto. So se ti sei accorta che ho preso no, un martello. No, ho visto che abbiamo un martello. Io spaccherei... questi così? Queste telecamere, ma non fa. Qui mi fa cliccare. Ok. Aspetta.
Noob coin. Ok. Una chiave. Ok. Con punti interrogativi. Un altro numero. Un altro numero che è un 7. Un 7. Finalmente troviamo i pezzettini del foglio. E poi boh. E poi tutto molto bene. C'è anche da dire che era di diverso colore, che non c'era bisogno di fare quello che stavi facendo, però va bene. Ha funzionato lo stesso. Ok. On, off. Ah, per l'altro, per i bottoni. On, off. Non me lo ricorderò mai. On, off. Hai già sbagliato. On, off. E adesso? Però abbiamo bisogno sempre di un codice. Non abbiamo il codice. 3-7, abbiamo solo quello. 3-7. Toglilo! Ma non si blocca! Ce ne mancano due, neanche a dire uno, Fere. Sì, sì. Fere, questo è uno dei numeri. Come hai fatto a notarlo? Perché stavo guardando meglio, perché lo volevo spaccare a tutti i costi. Secondo me io queste le posso spaccare. C'è un modo per spaccarle? No, secondo me no. E dopodiché... Eh sì, perché dobbiamo aprirlo questo, perché comunque è uno del codice. Quindi lo so. In qualche modo noi dobbiamo rompere tutto. O disattivarle. Però come secondo potremmo... me allora è sbagliato questo. Io penso che quel codice servisse per disattivarle. Dici? Quello del muro. Eh beh, scusami. Sicuro che nero sia spento? Facciamo il contrario? Sì. Ok. On, off. Ok. Successo qualcosa? Sì, vedi. È andata. È un po' senza senso, perché off ti dà la sensazione di spento, quindi di scuro. Però, cioè, non perdiamoci in chiacchiere, non perdiamoci in chiacchiere. Hey Paul, I accidentally dropped the security coin somewhere in the vault. L'abbiamo trovato, but you should be able to find it. It's marked with a special picture, quella del noob. La noob coin. Noi mettiamo la monetina qua. Ok, è stata accettata. Sì. Però c'è un'altra cosa. Cioè, cos'è successo? Che dobbiamo spaccare tutto col martello. Aspetta, prima o poi. Aspetta, i laser. No, i laser ci sono ancora. Ecco un altro codice. Sei. Perfetto. Qua c'è. Vedi? Questa cosa attaccata alla presa. Non sembra inutile. Che... Ah, dobbiamo rifare. Ok. Che cosa? Quello della parete, vedi? Ah, certo, sì. Quindi quello. Upla. Uno là. E. Upla. E l'ultima. Upla. Successo qualcosa? Questo è diventato rosso. Si sono spenti i laser. Esatto, non lo sapevo. Ok, prendi, abbiamo l'ultimo codice. Ci siamo presi la gemstone. Quindi adesso 3-7-6-4. Sì, vai. 3-7-6-4. Ma è tutto così semplice. Fede, è stato facilissimo questa volta. Allora, non cantare vittoria. Invece siamo usciti. Oh, ascolta, a parte che mancano 3 minuti, quindi non è che l'abbiamo facile, fatto proprio semplicemente. Facilissimo. Abbiamo passato un sacco di tempo. La cosa più facile del mondo. Ma non è vero. Bravi, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a rapinare, siamo stati fantastici. Ma ragazzi, se ci siete tutto, lasciateci un bel like. E se una volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao.